Prima del video, assicuratevi di aver messo bene l'impostazione delle notifiche in modo corretto e seguitemi anche su Instagram per aggiornamenti continui sul canale. Buona visione! Salve a tutti, qui Rocket e bentornati ragazzi finalmente in questo nuovissimo video del mio canale. Quest'oggi per finire bene l'estate ragazzi mi sono preso un bel mal di gola, ma non temete perché sono sempre qui pronto per registrare e portare a termine questo video in cui andiamo a parlare di una categoria di Pokémon veramente molto particolare ragazzi e discussa con molte teorie in giro per il web. Si parla di Pokémon che potrebbero anche essere insomma considerati leggendari, ovviamente ragazzi dai fan, insomma non sono Pokémon leggendari ufficiali ma sono appunto stati oggetti di teorie nel corso degli anni e in giro per il web. Quindi mi raccomando ragazzi, fatemi sapere anche la vostra qui sotto con un bel commento riguardo la vostra opinione sullo stato leggendario di questi Pokémon. Mi raccomando un bel like ragazzi, assicuratevi sempre che YouTube lo prenda e come sempre la bella iscrizione al mio canale, premendo anche la campanella per le notifiche. Quindi dopo aver detto tutte queste bellissime cose ragazzi possiamo partire immediatamente con questo nuovissimo video di quest'oggi. Il primo Pokémon che ho visto veramente molto discusso in giro per il web se fosse effettivamente un leggendario, se poteva essere un leggendario o meno, è il Pokémon di seconda generazione Hoenn. Hoenn ragazzi senza dubbio è un Pokémon veramente molto particolare, ricorda possiamo dire un alfabeto di una civiltà antica ragazzi, quindi potrebbe essere insomma per questa cosa per molti un Pokémon leggendario. Poi è stato spesso associato a molti leggendari, per esempio all'evento di Arceus in Heart Gold e Soul Silver, ma anche nel terzo film è praticamente molto presente Hoenn a che fare con alcuni leggendari. Questa cosa e il fatto che abbia una natura, possiamo dire, antica, ha spinto molti in giro per il web a pensare che Hoenn potesse essere anche considerato una specie di leggendario. In realtà, ragazzi, Hoenn non è affatto un leggendario, è molto più debole anche per le statistiche e inoltre dispone solamente della mossa Intro Forza, che in-game possiamo dire che è veramente molto inutile. Infatti non penso di aver mai usato un Hoenn nel corso delle mie avventure nella regione di Johto e anche oltre. Ragazzi, quindi sì, Hoenn può essere considerato un Pokémon importante, quello non lo nego, però di sicuro non un Pokémon leggendario. Il secondo Pokémon del video ragazzi, e questo è un caso molto più eclatante rispetto a quello precedente di Hoenn, è Rotom, perché in quarta gen ragazzi Rotom è abbastanza un troll riguardo il suo status di leggendario o meno, perché ragazzi quando noi incontravamo Rotom l'antico Chateau solamente di notte vi ricordo, beh la sua musica d'incontro era quella di un leggendario, quindi io 10 anni fa quando giocai per la prima volta alla quarta gen circa ero straconvinto che Rotom fosse effettivamente un leggendario, anche perché se ne incontrava solamente uno l'antico Chateau e ragazzi è un evento particolare, quindi era classico insomma dei leggendari. Inoltre Rotom aveva anche diverse forme, cosa che abbiamo visto in diversi leggendari ragazzi, infatti Rotom ha sì diverse forme compresa questa purtroppo. Tralasciando però ragazzi un attimo gli scherzi sul povero Rotom, possiamo dire che io per anni sono stato convinto che Rotom fosse effettivamente un leggendario, sia per il suo possiamo dire evento di cattura, dato che ragazzi era un Pokémon unico e con un evento a sé stante, con la musica addirittura dei leggendari, sia per il fatto che Rotom disponeva di molte forme, cosa che insomma accomuna diversi leggendari molto importanti. Quindi purtroppo Rotom non è un leggendario, però ragazzi è uno dei casi più famosi di questa categoria di Pokémon. Rimaniamo però ragazzi in quarta generazione con un Pokémon che avevo visto veramente bene come leggendario. Il suo nome è Spiritomb ragazzi, un altro Pokémon con un evento a sé stante, l'evento della Roccianima ragazzi che ci permetteva poi di sbloccare Spiritomb. Un Pokémon con una storia veramente incredibilmente interessante ragazzi, imprigionato 500 anni fa in una Roccianima e composto da 108 anime. Una storia veramente interessante ragazzi per un Pokémon che avevo visto veramente bene come leggendario, in quanto era un Pokémon molto forte ai tempi della quarta gen, con un tipo spettro buio veramente immune a qualsiasi cosa, solamente poi immune al folletto della sesta generazione, ragazzi, cioè aveva Camilla ed era un Pokémon veramente devastante, molto fastidioso da sconfiggere la Lega Pokémon, e quindi ce l'avevi visto molto bene anche in virtù di quell'evento, ragazzi, della Roccianima, del Pozzo, come Pokémon leggendario. Soprattutto per quanto ci misi all'epoca, ragazzi, nelle prime giocate in quarta generazione, era veramente difficile, senza tutte queste wiki, ragazzi, e queste pagine web, capire come ottenere Spirito, ovvero mettere la Roccianima nel percorso 209, andare nel sotterraneo e parlare con 32 persone, poi tornare per trovare uno Spirito al 25. Bene, all'epoca senza queste wiki era veramente un parto, quindi ricordo ancora quegli insulti a Game Freak, ragazzi. Quindi anche se Spirito non è considerato un leggendario, ragazzi, a causa di questo evento, beh, possiamo dire che la difficoltà di trovarlo era veramente leggendaria. In questo video, inoltre, ho la possibilità di parlare di uno dei Pokémon che preferisco di più in assoluto, un Pokémon di quinta gen, ovvero Volcarona, veramente un mostro chattro maestoso, con un typing mai visto prima e molto interessante, e che anche lui, ragazzi, è dotato di un suo evento particolare. Infatti è catturabile nel Castello Sepolto solamente una volta, possiamo dire che
ragazzi, ha un'ambientazione incredibile in questa rovina del castello, con addirittura un affresco alle sue spalle raffigurante il Pokémon Sole, ovvero Volcarona. Sul web poi ho visto veramente un sacco di teorie, ragazzi, riguardo lo status di leggendario o meno di Volcarona. Beh, possiamo dire che Volcarona ufficialmente da Game Freak Nintendo non è considerato un leggendario, ragazzi, anche se è un Pokémon veramente molto difficile da ottenere. Infatti la sua pre-evoluzione Larvesse si muove in Volcarona solamente al 59. Inoltre, ragazzi, cosa molto interessante, è l'unico non leggendario a imparare una mossa al 100, ovvero, se non ricordo male, Vol di Fuoco. Quindi deve essere cosa in comune con i Pokémon leggendari, perché è molto difficile da ottenere. Puoi imparare una mossa al 100, però, ragazzi, possiamo dire che lo considero come una specie di semi-pseudo leggendario, perché ha delle statistiche anche più basse di quella categoria di Pokémon. Quindi, ragazzi, è un Pokémon maestoso, importantissimo e interessante, ma purtroppo, ahimè, non leggendario. Siamo arrivati, ragazzi, finalmente all'ultimo Pokémon che tratteremo in questo video, tra i 5 che ho deciso di prendere dal web. Il Pokémon in questione, ragazzi, è un Pokémon che aveva una storia veramente molto vicina ai leggendari, ovvero Arcanine. In origine Arcanine doveva essere un Pokémon leggendario affiancato a Zapdos e Articuno. Poi, ragazzi, per fare insomma un trio di uccelli leggendari, hanno rimosso Arcanine, che non c'entrava praticamente nulla con Zapdos e Articuno, per mettere Moltres, un Pokémon volante e tipo fuoco che andava veramente a completare benissimo questo trio di leggendari della regione di Kanto. Ma ragazzi, mi ricordo veramente molto bene questa storia di Arcanine, che era un Pokémon leggendario. Me la ricordo con molto affetto, ragazzi. Infatti anch'io consideravo all'epoca, proprio i primi anni, per quanto mi riguarda, il mondo Pokémon, Arcanine come un Pokémon leggendario. Anche perché veniva presentato dall'anime, ma anche dalle carte, ragazzi, come un Pokémon veramente importante, come qualcosa di speciale, quasi leggendario. Addirittura, ragazzi, nelle prime puntate dell'anime si vedeva appunto una raffigurazione con Arcanine di fianco leggendario, ragazzi. Quindi non c'erano praticamente dubbi sul suo status da leggendario. Poi però nel corso degli anni sappiamo tutti come andate a finire, ragazzi, per quanto riguarda il Pokémon Arcanine, un Pokémon sì ancora importante, molto amato dai fan, però ahimè non considerabile un leggendario, anche se ha avuto veramente una bellissima storia. Niente, ragazzi, per il video di oggi penso che possa essere veramente tutto. Spero veramente di aver esposto al meglio, ragazzi, questi Pokémon e il suo status quantomeno discutibile di Pokémon leggendario. Mi raccomando, reclute massimo supporto con un bel like, un commento fondamentale qui sotto e una bella iscrizione al canale. Per oggi quindi da Rocket ovviamente è tutto. Reclute, vi auguro una buona giornata, un buon pomeriggio e ovviamente bye bye!